del Teatro Comunale di Alessandria, che in questo momento a distanza di ormai 3 anni rimane chiuso, e appunto oggi siete in manifestazione anche voi insieme a tutte le altre partecipate, insieme alle associazioni, agli enti che stanno subendo il dissesto di questa città. Oggi siete in piazza per dire che cosa a questo comune? Noi siamo in piazza per dire di non dimenticarci di noi, perché ci sono persone in teatro con 30 anni di servizio, ci sono persone che sono state assunte regolarmente tanti anni fa con un concorso comunale, e tra un po' saremo tutti senza lavoro perché la fondazione verrà liquidata. La nostra cassa integrazione finisce il 31 marzo, forse verrà rinnovata se ci sono i fondi dalla regione, però ad oggi non sono arrivati soldi né degli stipendi arretrati, tra comune, prefettura, stato, leggi statali, appunto, per cui ci si passa un po' la palla, no? Sulle responsabilità di questa situazione. Voi come leggete questa situazione dal vostro punto di vista, appunto, di dipendenti comunali? Noi ci rendiamo conto che c'è un oblio istituzionale clamoroso. Ci sentiamo tante volte, penso di non soffrire di mania di persecuzione, un po' abbandonati, perché ci sentiamo già metabolizzati e digeriti in tutta questa situazione, anche perché, ripeto, noi è dall'ottobre del 2010 che siamo stati contaminati. Crediamo, pensiamo che con una forte progettualità si riesca ad andare avanti, però dobbiamo fare pressioni forti, perché noi le capacità ce le mettiamo tutte, lavoriamo e anche da casa, cerchiamo di fare delle cose, noi siamo anche tecnici di bonifica amianto, ci siamo messi a disposizione per un'eventuale bonifica, aspettiamo solo che qualcuno presenti un progetto e che tutto l'ambiente politico lo approvi. D'accordo, ancora una sola domanda molto veloce. Si parla di spostarsi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni a Roma, appunto a riportare quella che è la protesta di questa città sotto i palazzi, appunto, del potere di Roma. Cosa pensate di questo tipo di iniziativa? Pensiamo che la sensibilizzazione è giusta, e il problema è che in questo momento manca veramente un governo, secondo me manca un interlocutore. Speriamo che nel frattempo, cioè fino all'11 aprile mi sembra, le cose si siano risolte anche.